Sacchi colmi di rifiuti, bottiglie di vetro, pneumatici e tanta, troppa plastica abbandonati lungo le spiagge libere del decimo municipio. Abbiamo sentito alcuni cittadini che da un lato puntano il dito contro gli incivili che abbandonano gli scarti, dall'altro chiedono interventi di pulizia alle istituzioni. La sporcizia purtroppo è un male incurabile, questa sporcizia classica che lasciano le bottiglie nelle porte al mare, anche volendo però. È che non ci sono proprio le istituzioni, non stanno quelli della nettezza urbana. Ma questo è così da ormai da più di un anno e mezzo. E quindi evidentemente qualcuno dal municipio non si dovrebbe interessare per far pulire un po' queste cose, almeno, non dico le canne, i legni che porta il mare, ma almeno i cassonetti che sono messi lì apposta per raccogliere l'immondizia. Chi viene poi? O per passare la giornata o per venire a pesca come faccio io, quando poi ho una busta da gettare, dove la butto me la porto a casa perché altrimenti. Specialmente in vista magari dei weekend con il sole e il caldo che arriva, le spiagge sono sempre più popolate. Ormai la primavera si avvicina e quindi sicuramente qui diventerà ancora peggio perché poi la gente non se le porta a casa come posso fare io, ma le lascia lì fuori vicino al cassonetto. Si parla tanto di ecosistema, si parla tanto di queste cose, ma poi ecco, se andiamo a vedere, nessuno pensa a tenere un po' d'ordine. Sulle spiagge di Ostia Ponente invece sono stati effettuati degli interventi di pulizia dai volontari, ma i rifiuti raccolti e accatastati non sono stati ancora rimossi. Dei ragazzi tempo fa hanno sistemato, hanno preso un po' di roba, però non so se l'hanno portata via. Si vede proprio l'abbandono di Ostia e questa è una cosa brutta per la circoscrizione. Speriamo che sistemano al più presto. Saranno dunque rifiuti e detriti ad accogliere i cittadini e i turisti che nei prossimi weekend di sole decideranno di trascorrere qualche ora sulle spiagge di Ostia.